Buongiorno. Non si bussa più? Dove devo bussare? Alla porta. La prossima volta busso. Bresciallo, io glielo dico. Da un po' di tempo a questa parte, il suo comportamento è, definiamolo, ecco, come minimo sconcertante. Sconcertante? Sì, come minimo. Mi dispiace. E le devo dire un'altra cosa, con grande dispiacere. Io ho dovuto rivedere le sue valutazioni. Quindi? Ho dovuto abbassarle i voti, non lo so, sembrava che lo facesse apposta. E a me non mi dispiace. Allora, mi ha fatto un favore. Come? Eh sì, perché io in realtà volevo che lei mi facesse le note negative. Io sta promozione qua, che l'ho sognata sempre, è promosso, però a Cuneo. A Cuneo? Ma io che cosa faccio? Faccio i valigi, i bagagli, la famiglia e me ne vado a Cuneo. Ma che c'entra Cuneo? Ma chi gliel'ha raccontata sta storia di Cuneo? Perché non è vero. Ma di che sta parlando? Della mia promozione. E beh? Sul mosso serio. Prego, tanto ormai. Maresciallo. Alcuni marescialli dopo la promozione saranno trasferiti a Cuneo. Ma non lei. Lei dopo la promozione sarebbe comunque rimasto qua con me. Mamma mia. Ma mi meraviglio di lei. E lei si è fidato di un'informazione senza neanche verificarne l'attendibilità. Un vero carabiniere. Mamma mia. Senta, signor capitano, faccio. Ancora forse siamo in tempo. Ma pare che... Secondo me io l'ho fatto apposta. Ma secondo lei io non busso. Bussavo 100 volte. Chiamiamo Roma. Che cosa chiamiamo? Chi chiamiamo? Che gli diciamo? Ma veramente non ci copriamo di ridicolo. Quello l'ammazzo! No. A te l'ammazzo io! Adesso è il momento più bello. Sì. Sei pronta? È pronta. Allora, come la chiami? Stellina. Stellina. Avviciniti. Ecco. Stellina, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Padre. Avanti un altro. E tu sei pronto?